fiorello questa mattina chiama una persona che parla come Fedez e sembra lui, e lui dichiara di fare il direttore artistico a Sanremo del prossimo anno. E questo l'hanno riportato tutti i giornali, una cosa assurda. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io mi sono appena svegliato, ho svegliato un po' tardi stamattina perché ieri a X Factor ho fatto tardi. E mi sveglio che sono su tutti i giornali. Il problema è che io dormivo, io non ero. Vabbè, ma che roba assurda è? Vabbè. Cioè, hai capito? Ma è palese che non fossi tu, ma cosa cazzo? No, invece sembravo io! Ma non è vero! No, è un tipo che parla come me! Io l'ho sentito. È un tipo che parla come me, raga. Comunque, cos'è successo? Quel pirla di Fiorello che ho appena sentito, pirla in senso giocoso, siamo amici, ha fatto finta che io, cioè, fossi al telefono, ma non era. Io mi immagino già quelli che dicono: ah, l'intelligenza artificiale, il mondo si distruggerà. No, è un tipo che parlava come me, che. Amore. È un tipo che parla come me, ma non per imitarmi, cioè parla come me normalmente. Ma che. Yeah. Non lo so. In più, l'amministratore delegato di Rai, Maretto Fiore, è andato in trasmissione, non so, l'hanno sentito, e ha detto... Sarà stato un fake anche quello. No, no, lui era veramente lui, ha fatto finta di stare al gioco. Capito? E quindi, boba, non lo so, non riesco a capire, ma che cazzo, ma com'è possibile? Allora, ragazzi, ho una testimonianza anonima che sta analizzando il file audio e dice che però non assomiglia a me. No? No, questa qui non è Chiara, è un'esperta della mia voce. È una mia fan che ha ascoltato tante volte la mia voce. Grazie. Comunque no, non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2020? 5, 25, no. Ah, tu saresti... Ah, io ho detto che sarei a Sanremo 2025. No. E non credo succederà... Se dovesse succedere farebbe molto ridere. Ciao Federico. Ciao Federico, ti fischiano le orecchie per caso stamattina? Ti stanno fischiando un po' le orecchie? C'è qualcuno che parla di te? Sappi che è stata una bella burla, che abbiamo fatto una burla, abbiamo fatto una burla, abbiamo fatto una burla. Ma tu forse stai dormendo perché hai fatto i live. Ciao, wella, ma cos'è successo stamattina? Cos'è successo? Tutti parlano di Fedez come possibile, ma che hanno fatto uno scherzetto? Hanno fatto una burla, abbiamo fatto una burla. Questo per farvi capire che niente è come sembra, mai, ormai nulla è come sembra, bisogna sempre verificare, credo, verificare. Comunque, pensandoci bene, Fedez come direttore musicale l'anno prossimo non mi sembra una cattiva idea. Anche Amadeus l'ho sentito e ho detto: ma a te ti piacerebbe dopo di te Fedez come direttore musicale di Sanremo l'anno prossimo? Mi ha detto minchia, proprio così, ha detto minchia. Quindi Vertici Rai, pensateci, è una bella idea, potrebbe essere una suggestione molto ma molto bella. Era una scherza, ciao. Fedez questa mattina si è svegliato su tutti i giornali grazie a Fiorello, che gli ha fatto veramente uno splendido scherzo, e tutti i giornali e i giornalisti ci hanno creduto, perciò controllate prima, però come idea non è male. Vogliamo Federico a Sanremo.